Intanto la Guardia di Finanza è una forza di polizia che ha una competenza quasi esclusiva in materia di economico-finanziaria, che è una componente essenziale della sicurezza intesa in senso lato. Cioè la sicurezza non è soltanto quella di tutela del cittadino comune, ma è anche la sicurezza economica. Quindi come forze di polizia ci integriamo perfettamente negli obiettivi dell'Interpol, che evidentemente non si occupa soltanto del traffico di persone o comunque di criminalità comune, ma si interessa, come è stato più volte già sottolineato questa mattina, anche di problemi di rilevanza economica, quali ad esempio la contraffazione. Quindi se consideriamo che la contraffazione è diventato un momento centrale nel campo economico e la Guardia di Finanza da sola reprime il 98% del traffico, si giustifica ampiamente non solo nel momento attuale la presenza della Guardia di Finanza nell'Interpol, ma soprattutto in proiezione futura. Ma il contrabbando è sicuramente un settore che da sempre ci vede attori principali. Abbiamo un'esperienza di 237-38 anni che possiamo trasferire dal contrabbando di sigarette al contrabbando inteso in senso lato e quindi in materia di contraffazione, anche perché questo è un reato molto importante anche ai fini del riciclaggio.